Sono venuti due poliziotti a casa nostra. Volevano farmi delle domande riguardo a un incidente avvenuto nel parco, che a quanto pare coinvolge te e un bimbo di 7 anni. Ho pensato, è una follia. Sto perdendo la testa. È quello che ho detto loro, naturalmente. C'è stato un malinteso. Conosco mio marito. Non molesta i bambini, ha un figlio, è padre. Ho detto questo non è giusto. Come osate accusare mio marito di una cosa del genere, contro natura? E li ho mandati via, Harry. Ho mostrato loro la porta. E quando se ne sono andati e mi sono ritrovata sola, mi sono sentita come se il mondo fosse stato capovolto. Mi sono guardata attorno e ho notato quanto sporca fosse la nostra stanza. L'ercia, a dire la verità, negli angoli, sui davanzali, sui soffitti, strati di polvere sporcizia, sudiciume, insetti morti. Anni di incuria. Harry, come abbiamo potuto permettere che si arrivasse a questo? Così ho preso un secchio di acqua calda e del sapone e ho iniziato a pulire. Ho lavato le pareti. I soffitti, anche i lampadari. Ho pulito gli interruttori della luce, le maniglie delle porte e gli angoli nascosti dietro ai mobili. Ho sfregato il tavolo e il pavimento e ho lucidato i vetri. Ho spolverato il paralume, i libri. Sono persino messa a pulire le fughe tra le piastrelle con uno spazzolino da denti. E quando ho finito, mi sono guardata attorno e tutto sembrava esattamente come prima. Così ho trovato un secchio di vernice avanzata nell'armadio. E mentre i carri armati avanzavano verso Praga, ho dipinto e dipinto e dipinto. Poi ho ripreso i quadri alle pareti, ho rimesso i libri negli scaffali, ho riposizionato i mobili. E mentre lo spostavo, l'armadio si è leggermente inclinato e qualcosa è atterrato ai miei piedi. Una borsa di pelle, piuttosto vecchia, logora, pelle di buona qualità, una cosa che hai da quando eri bambino, regalata da uno zio, mi hai detto una volta. E dentro. E dentro c'era una collezione di fotografie di bambini. Maschi per lo più. Nudi.
alcuni coinvolti in atti sessuali con adulti. Alcuni chiaramente scossi, chiaramente spaventati. E tra le fotografie, Harry, tra le fotografie ci sono foto di nostro figlio. Toccato.